L'Associazione Italiana Dislessia ha organizzato 400 eventi in 80 province su tutto il territorio nazionale in occasione del mese internazionale dedicato alla consapevolezza sulla dislessia. La sezione di Sassari, in collaborazione con quella di Olbia Tempio, ha organizzato numerosi eventi sul territorio. Il più importante si è svolto nell'Aula Magna dell'Università di Sassari. Altre iniziative si terranno per tutta la settimana a Olmedo, Alghero, Ossi, Tempio e Erzachena. Saranno occasioni di confronto e dibattito su diversi aspetti di una tematica che ha dato una spinta notevole al cambiamento didattico che da più parti viene richiesto in maniera pressante alla scuola e ai docenti. Secondo quanto riferisce la responsabile provinciale per la dislessia, Letizia Di Nora, c'è ancora tanta strada da fare, anche se in 20 anni dalla fondazione dell'Associazione Italiana di Dislessia ne è stata fatta tanta. Gli eventi sono rivolti ai genitori, studenti, specialisti e docenti e con la presenza di numerosi formatori AIDE e del gruppo Giovane AIDE di Sassari. Tra i relatori nell'incontro sassarese, Giuseppe Zanzurino, Paolo Marrosu, Martina Brazzolotto e Viviana Rossi. Il tema, le diverse strategie di apprendimento per aiutare i dislessici a superare le difficoltà oggettive incontrate nella scuola, dove ancora oggi si fatica a riconoscere i soggetti dislessici.